Ricordiamoci, l'intento di studiare Torah è di connettere la nostra anima a Dio, mettere in pratica e portare la redenzione. Ciao a tutti. Questa è una lettera che l'Alter Rebbe ha scritto a una comunità che era in gravi situazioni di difficoltà economica e di conseguenza avevano diminuito il loro sostegno che per i soldi che mandavano in Israele per aiutare i Hasidim che sono andati a abitare in Israele. L'Alter Rebbe ha fondato questa cassa che si chiamava Kol El Chabad, che raccoglieva soldi da tutte le comunità e li mandava ai Hasidim in Israele, perché in quel tempo lì non c'era un'economia in Israele. I Hasidim sono andati a abitare lì, sono andati per fare la mitzvah di abitare nella Terra Santa, però venivano sostenuti dai loro fratelli che erano rimasti fuori da Israele. E dunque ogni comunità ogni anno dà una cifra, questa comunità, avendo grandi difficoltà, ha diminuito molto l'importo. L'Alter Rebbe scrive così: miei amati, miei fratelli, miei amici, che vi amo con mia anima. Sono diversi livelli di amore tra fratelli e amici, e dunque l'Alter Rebbe li ama sia come fratelli che come amici, come la mia anima. E sono al corrente delle vostre difficoltà economiche, che il sostentamento, il lavoro si è proprio stato diluito molto, molto diminuito. E specificamente alcuni di voi che io conosco personalmente della vostra comunità, che so che loro proprio sono cascati in maniera terribile, senza alcun sostegno. Non c'è nessuno che li sostiene. Né il marito né la moglie lavora, non hanno dei risparmi, non hanno niente. E proprio imprestano soldi e comprano da mangiare. Che Dio abbia misericordia su di loro, dice l'Alter Rebbe, e che allarghi la loro situazione, che è molto stretta adesso, che la allarghi presto. Nonostante ciò, nonostante il fatto che la vostra situazione è molto difficile, e io sono cosciente di questo, dice l'Alter Rebbe, non fate bene alla vostra anima, secondo quello che sento, che avete chiuso la vostra mano, che era sempre aperta fino a questo giorno, di dare tzedakah con mano piena, con buon occhio, a tutte le necessità elementari per i poveri puliti. Veramente non è poveri, è destituiti. Sarebbe a dire persone che prima erano abbienti e poi hanno perso, sono diventati poveri, che sono praticamente ripuliti dai loro averi. Che questa gente qui rivolge i loro occhi a noi. Non c'è nessuno che può aiutarli se non noi. E se noi non avremo pietà su di loro, chi avrà pietà su di loro? Il versetto ci comanda: V'chai achicha imach, il tuo fratello dovrà vivere assieme a te. Quello che i nostri saggi dicono, che la tua vita ha precedenza. E dunque, se sei in una situazione che non hai abbastanza per te e per il tuo amico, la tua vita ha precedenza. Questo è solo un caso specifico, estremo, che tu hai in mano una brocca d'acqua, sei in mezzo al deserto, se bevi tu questa acqua potrai raggiungere il prossimo pozzo e uscire dal deserto. Se invece la condividi con tuo amico, tutti e due morirete in mezzo al deserto. Allora, in questo caso specifico, la tua vita ha precedenza. Però, per questo è una cosa che è uguale per tutti e due. Acqua per me, acqua per te. E dunque, in questo caso qui, che sono due cose, la stessa cosa esatta, allora la tua vita ha precedenza. Però se il povero ha bisogno di pane per i suoi figli, e legna da ardere per riscaldare la casa e vestiti per coprirsi, è simile a questo, tutte queste cose qui hanno precedenza a tutti gli abiti belli che tu vuoi comprare per te stesso, o carne per la tua famiglia, e pesce, tutte le cornie, cose, ma anche non cose, le cornie, cose che non sono essenziali di te stesso e di tutti i tuoi familiari. Allora,
a quel punto lì non puoi dire la mia vita precedenza, no. La tua vita, se tu hai bisogno anche di pane e acqua, allora sì, la tua vita precedenza. Ma se tu hai bisogno di carne, pesce, quadri, tappeti e scarpe, e loro hanno bisogno di pane e acqua, loro hanno precedenza. Qui non puoi dire la mia vita precedenza, perché non stiamo parlando proprio della tua vita, stiamo parlando di cose che sono extra, non è proprio la stessa cosa identica. Quando abbiamo parlato precedentemente di una brocca d'acqua, o mi salvo la mia vita, o ti salvo la tua vita, ok? O moriamo tutte e due, va bene, chiaramente tu hai precedenza. Ma qui che non stiamo parlando esattamente della stessa cosa. Tu hai voi tante cose che magari sono necessarie, ma non sono proprio elementari. Lui è proprio in pericolo di vita, che ha bisogno di pane e acqua. Come ho spiegato questo concetto nel Talmud, nel trattato di Nedarim, pagina 80, lì il Talmud parla di due città, che c'è un fiume che passa in due città. Adesso c'è il fiume che passa nella prima città, poi il stesso fiume passa anche nella seconda città. E questo fiume non ha abbastanza acqua per tutte e due città. Allora il Talmud dice che la prima città ha precedenza. In che caso? Se questa prima città ha bisogno dell'acqua per bere, e la seconda anche ha bisogno per bere, allora la prima ha precedenza. Però se la prima città ha bisogno di acqua per il bestiame o per lavare i vestiti, è la prima città, e la seconda ha bisogno di acqua per bere, in questo caso la seconda città ha precedenza, perché non stiamo parlando della stessa cosa. Chiaramente bere ha precedenza su lavare i vestiti e dare acqua per il bestiame. E dunque la stessa cosa qui, se c'è una persona povera che ha bisogno di pane, acqua, legna e abiti per non morire di freddo o di fame, questa precedenza su tutte le nostre cose, telefonini, abiti firmati, anche abiti non firmati ma cose non essenziali, oppure perché devi mangiare bottarga, puoi mangiare pane e acqua, pane e tè, come dice mio padre solito dire, noi in Yeshiva mangiavamo pane e tè. Dunque, questa è la legge. L'Alter Rebbe stava parlando precedentemente del concetto di Tzedakah, che mi ha detto il concetto di Tzedakah non puoi dire la mia vita a precedenza sulla vita del povero, soltanto se è proprio una cosa di stesso livello, come pane e acqua per te, pane e acqua per te, allora tu hai precedenza rispetto al povero. Ma se tu hai bisogno di altre cose non essenziali, magari importanti, ma non essenziali, e il povero ha bisogno proprio di cose essenziali come pane, acqua e abiti e legna da ardere, allora chiaramente il povero ha precedenza su di te. Nel tempo di oggi Alter Rebbe continua dicendo, questa è la legge. La legge è che che tu hai precedenza sul povero soltanto se le tue esigenze sono esattamente uguali alle sue. Ma se tu hai delle esigenze o delle voglie che sono di lusso e lui ha delle esigenze basilari, allora chiaramente lui ha precedenza. Però, dice Alter Rebbe, anche nel caso che le tue esigenze sono esattamente uguali al povero, e dunque tu potresti giustamente dire, guarda, io in questo caso non sono obbligato a dare tzedakah, perché? Perché le mie esigenze sono uguali al povero. Nonostante ciò, dice Alter Rebbe, è giusto non essere troppo pignoli e non fare esattamente come dice la legge. Cioè, ah, non sono obbligato a dare tzedakah, allora non do tzedakah. Perché? Perché è giusto di stringere un attimo la cintura e fare le cose lifnim meshuat hadin. Sarebbe dire, anche se non sei obbligato a dare tzedakah, perché tu hai delle esigenze simili a quelle del povero, nonostante ciò fai uno sforzo e dai tzedakah anche se non sei obbligato. E uno deve stare attento e preoccupare se stesso del detto dei nostri saggi. I nostri saggi dicono, chiunque è pignolo quando dare tzedakah, se dare tzedakah, quanta tzedakah dare, eccetera eccetera, allora alla fine arriverà lui a essere bisognoso e dover chiedere tzedakah.
chiunque pignolo alla fine, chi è pignolo alla fine arriverà a questo. E dunque dice, anche se non siamo veramente obbligati a dare tzedakah, conviene fare uno sforzo con i nostri pignoli. Un altro motivo perché conviene fare uno sforzo e non essere pignoli, perché tutti noi abbiamo bisogno della misericordia divina in ogni istante, e la misericordia divina si rivela su di noi proprio col risveglio inferiore che noi facciamo, cioè quando noi ci comportiamo in maniera misericordiosa di aiutare il prossimo, allora anche Dio si risveglia, noi risvegliamo tramite le nostre azioni di misericordia, risvegliamo la misericordia divina in un certo senso. Sarebbe dire, c'è il risveglio inferiore porta a un risveglio superiore. E dunque, quando noi risvegliamo la nostra misericordia su quelli che hanno bisogno di misericordia, anche Dio risveglia misericordia su di noi. E chiunque invece indurisce il suo cuore e trattiene la sua misericordia, che sia per qualsiasi motivo, anche per motivi validi, anche per motivi giusti secondo la legge ebraica, che magari tu in questo caso veramente non sei obbligato a dare tzedakah, cosa fai? Causi che anche su c'è lo stesso attributo, è come che tu hai trattenuto la tua misericordia, anche Dio chas shalom trattiene la sua misericordia, che Dio ci salvi. A parte questo, non c'è uno giusto nella terra, en tzadik baretz, nessuno è perfetto. Il Santo dice, non c'è un tzadik nella terra che farà sempre bene e non pecca mai. Ognuno di noi ha dei peccati, e siccome abbiamo dei peccati, la tzedakah è una cosa che aiuta a perdonare, a farci perdonare i peccati, e ci protegge dalla punizione divina che noi ci meritiamo per i nostri peccati. E dunque, di conseguenza, la tzedakah è una guarigione per il nostro corpo, perché evita le afflizioni divine che ci meritiamo per via dei nostri peccati, è anche una guarigione per la nostra anima. Il versetto dice: Or be'ad or v'kol asher li'ish yiten be'ad nafsho. Tutto quello che ha un uomo, il versetto dice pelle per pelle, sarebbe dire organo per organo, sarebbe dire ogni cosa alla pari, però tutto quello che ha un uomo darà per salvare la sua vita. E dunque, siccome la tzedakah è una cosa che ti protegge e ti fa guarire materialmente e spiritualmente, allora una persona normalmente darebbe tutto quello che ha per salvare la sua vita. Anche qui, nella tzedakah, uno dovrebbe dare, deve considerarla come una medicina. Quando uno deve comprare una medicina, non bada a spese, e dare tutto quello che ha per salvare la sua vita. A parte ciò, noi siamo credenti, figli di credenti, che la tzedakah è solo un prestito a Dio, come dice il versetto: Malve Hashem Chonen Dal, quello che presta soldi a Dio è quello che ha misericordia e grazioso verso il povero, e Dio lo ripagherà in doppio in questo mondo. Che noi sappiamo che tutta la ricompensa dei mitzvot non c'è in questo mondo, tutte le mitzvot Dio ci dà la ricompensa nel mondo futuro, eccezione la tzedakah, perché siccome la tzedakah è un bene per le creature in questo mondo, allora anche la ricompensa c'è anche in questo mondo. Cioè, chiaramente la parte principale della ricompensa è nel mondo futuro, però c'è anche una ricompensa materiale in questo mondo per il merito della tzedakah. La Terebbe aggiunge un altro motivo per dare tzedakah anche quando noi siamo sicuri di essere esenti,
uno deve anche stare attento che ci potrebbe essere una punizione. Che Dio ci salvi. Quando i tuoi amici si impegnano a fare una mitzvah e tu ti astieni, tu non partecipi con loro. Anche se tu magari hai dei buoni motivi per non partecipare, poi il fatto che tutti hanno partecipato e tu no, questo può causare una reazione negativa celeste. E come dicono i nostri saggi, Chisaron asher lo yuchal leimanot, una mancanza, una omissione che non si può più riparare, è quando tutti i tuoi amici partecipano alla mitzvah e tu non hai partecipato. E dunque la Trebbe conclude: chi mi ascolta sarà piacevole per lui e arriverà su di lui la benedizione del bene in ogni cosa buona, in tutto il bene. Dio dà del bene ai buoni e ai dritti, quello che è firmato, quello che vi ama, come la vostra anima, che chiede il vostro bene dal profondo del cuore, dal profondo dell'anima. Shalom a tutti.